presentate nuove rotte, potenziate, l'obiettivo è quello di potenziare Lamezia Terme, ma c'è uno spiraglio anche per Crotone. Allora, oggi siamo ad annunciare le tre nuove rotte estive da Lamezia con Amburgo, Cracovia e Madrid, incominceranno dalla fine di marzo. Fanno parte di quello che è il programma di crescita in Italia di Ryanair. A Lamezia beneficeranno nuove rotte, oltre 1 milione di passeggeri previsti per l'anno. Per quanto riguarda gli altri aeroporti calabresi da cui volevamo, Crotone, al momento, come sapete, è chiuso, stiamo parlando con la regione, stiamo attendendo le evoluzioni per quanto riguarda la nomina della nuova azienda di gestione dell'aeroporto. Nel momento in cui i processi saranno conclusi tutto, vedremo di ritornare a discutere e potenziare oppure crescere. Sì, c'è uno spiraglio chiaramente per Reggio Calabria, considerata anche la situazione attuale. Reggio Calabria è proprio un problema tecnico. I nostri aeromobili con i nostri piloti e le nostre metodologie di atterraggio non ci permettono di atterrare Reggio Calabria, quindi niente di particolare o personale, proprio tecnicamente non possiamo atterrare. Vogliamo parlare brevemente di queste tre nuove rotte? Allora, le tre nuove rotte sono Amburgo, Cracovia e Madrid. Penso molto interessanti per quanto riguarda il mercato tedesco, che conosce molto bene la Calabria, quindi un'opportunità per raggiungere questa bellissima zona. Mercato polacco, mercato in crescita e in espansione per quanto ci riguarda, quindi siamo sicuri del successo, e un nuovo mercato che può essere la Spagna dalla Calabria, penso una buona opportunità di turisti in tutta questa estate. Col Presidente avete parlato dei tre aeroporti calabresi, cosa vi siete detti? Beh, ci siamo detti in primo luogo che Reggio Calabria rimane sempre fuori per i problemi tecnici, che Lamezia sta crescendo, lui è molto contento, e per quanto riguarda Crotone anche lui si è impegnato a lavorare e a spingere affinché tutta la burocrazia e tutti i problemi che possono esserci vengano risolti più presto per poter incominciare a parlare e discutere sulla crescita anche di Crotone. Va bene.